un video, una nuova puntata del video domande e risposte, quindi Q&A. Vi ho chiesto come al solito su Facebook e su Instagram se avevate delle curiosità, dei consigli, delle domande da pormi e quindi sono qui a rispondere. Ma prima di iniziare con le domande che mi avete inviato appositamente per questo video, devo assolutamente rispondere alla domanda di Miao Ceci che mi aveva fatto qui sotto al video di YouTube. 2 mesi fa ormai, nel secondo Q&A mi sono scordata di risponderle e io oggi me la sono segnata e come prima cosa voglio rispondere a lei. Allora, mi diceva: avrei una grande curiosità, com'è il tuo rapporto con la realtà al di fuori di YouTube? Cioè, le persone che ti conoscono, siano esse amiche o semplici conoscenti, così come i tuoi parenti, sanno del tuo canale? Lo seguono? Ti fanno commenti dal vivo? Come si pongono nei tuoi confronti? Cosa ti ha convinto ad aprire un canale? Ti senti mai in imbarazzo per qualche video? Cosa pensi accada alla tua privacy? Sono un po' di domande, ma alla fine si possono ricollegare tutte in un unico discorso, no? Allora, le persone, conoscenti, parenti, amici, quasi tutti oramai sanno del mio canale, un po' perché l'ho detto io, un po' perché Daniele lo dice a tutti. Però sì, alla fine ormai quasi tutti lo sanno, un po' perché comunque la mia pagina Facebook è lì per tutti, quindi lo sono venuti a scoprire magari anche da soli. Come si pongono le persone nei confronti di questa cosa e mi fanno commenti dal vivo, eccetera, eccetera, dipende dalla persona, dipende anche forse dal rapporto che ho con quella persona, no? Ci sono persone che magari c'è un video che hanno guardato che gli è piaciuto e hanno piacere a dirtelo anche dal vivo. Come ci sono persone che ho scoperto mi seguono, seguono tutti i miei video, ma non lo sapevo perché in realtà non commentano su YouTube e non me l'avevano neanche mai detto di persona. Insomma, dipende un po' da. Alcuni fanno finta di non saperlo, forse per non pormi in imbarazzo, per non mettermi in imbarazzo, però dipende un po' dalle persone, insomma. Cosa ti ha convinto ad aprire un canale YouTube? La passione per il beauty e il mio bisogno di esprimerla. Io non potevo fare scelta migliore e non mi sono assolutamente pentita, sono felicissima di aver aperto il canale YouTube, di avere il blog, perché mi ha aperto tante possibilità, mi ha anche aiutata nella mia crescita personale. Ti senti mai in imbarazzo per qualche video? Sì, tipo i video in cui mi allenavo, i video dove sono struccata, sì, mi sento profondamente in imbarazzo per mostrarmi in quelle condizioni, ma alla fine, cioè, nella vita di tutti i giorni capita di vedermi struccata, quindi poi ridimensiono il tutto. Sì che su YouTube sei in Eurovisione, Mondovisione, se vogliamo, perché ti può guardare chiunque, però alla fine sì, non ci do tanto peso. Questa qui mi è piaciuta molto. Cosa pensi accada alla tua privacy? È una cosa a cui io penso. Quando mando online un video, io ci penso a tutelarmi in qualche maniera. E questo è un po' difficile sul web anche perché secondo me c'è un po' di disinformazione al riguardo, però è così, credo sia molto importante. Non credo che la mia privacy possa avere chissà quali cambiamenti, soprattutto perché il canale che ho è un canale piccolo. Però ecco, se dovesse crescere e dovessi andare avanti con la crescita dei numeri, tra virgolette, delle persone che mi seguono, mi porrei sempre maggiormente questo problema, perché credo che la privacy sia fondamentale, non si debbano spiattellare, mettere e rendere pubblici tutti i fatti privati, ecco, assolutamente no. Per quanto possa sembrare che io magari racconti molto della mia vita di tutti i giorni, della mia vita privata, in realtà ci sono molte cose che non vengono dette, ecco. Anche perché se ci si espone tanto e si mette un po' da parte la propria privacy, si può poi venire attaccati su tutti i fronti e quindi si deve essere un attimino preparati, un attimino in forze, ecco. Passiamo alle domande di Instagram. Kia-sottora2910 mi dice: rompo il ghiaccio io, ora sei alla ricerca di un lavoro. Come ti stai muovendo? E da dove consiglieresti di iniziare a quelle persone che sono nella tua stessa situazione? Scrivere il curriculum, cercare le aziende, cercare stage, stage, eccetera. Il mondo del beauty è una tua grande passione. Vorresti diventasse il tuo lavoro a tempo pieno? Un bacione, bella. Un bacione anche a te, Chiara. E boom! Nel senso, questo è il mio problema principale, no, al momento. Sì, sono alla ricerca di un lavoro, ma Daniele è stato assunto a Milano, quindi io non so se cercare lavoro qui o cercare lavoro lì. Questa questione del suo lavoro lì è un po' complicata, quindi
sto veramente in un momento di crisi, in un momento che, boh, solo il tempo forse mi potrà portare a una decisione. Comunque sì, nel frattempo sto cercando lavoro a Roma e vi consiglio, se siete anche voi alla ricerca di un lavoro, di iniziare da scrivere bene il curriculum e scrivere il curriculum improntato al lavoro che state cercando. Io mi sto muovendo su più fronti, nel senso che non mi precludo nessuna strada. Un mio grande sogno è quello di diventare giornalista da sempre e quindi ho scritto vari curriculum. Un curriculum, se mai dovessi trovare una rivista che cerca giornalisti aspiranti tali, ho un curriculum improntato a quello. Faccio anche un curriculum improntato all'ambito di uno stage nelle risorse umane di un'azienda e ho un curriculum improntato a quello, senza mettere cose false nel curriculum, però mettendo in risalto maggiori aspetti che potrebbero essere più indicati per quel ruolo per cui vi candidate. Ecco, questo è un consiglio che vi do e è la base per iniziare a fare colloqui. Colloqui ancora non ne ho fatti proprio perché sto un po' in ballo tra Roma e Milano e non so come muovermi. E poi mi dici se appunto il mondo del beauty vorrei diventasse una professione a tempo pieno. Io, sapete, sono sempre stata sincera su questo argomento, anche se magari dicendolo si può risultare, non lo so, un po' frivole, un po' sfaticate. Io non vorrei mai mollare YouTube e il lavoro che sto cercando e che spero di trovare è part-time, proprio per potermi continuare a dedicare a questa mia passione. Ovviamente posso cercarmi un lavoro part-time perché non ho l'esigenza di portarmi a casa 1.300 euro con un lavoro full-time, se poi mai lo trovassi. Ecco, perché ho la possibilità di farlo e devo ringraziare le persone vicine a me per questo. Però sì, io vorrei veramente che il mondo di YouTube, ma non solo, il mondo della bellezza in generale diventasse il mio lavoro a tempo pieno. Lo farei giorno, notte, senza festivi, senza domeniche, lo farei veramente sempre perché mi piace un sacco. Sto cercando anche in questo ambito, comunque il mio canale YouTube non lo abbandonerò mai. E chissà, insomma, è sempre un po' difficile, nella vita ci vuole sicuramente anche fortuna anche in questo. E boh, speriamo bene, incrociate le dita per me. Poi, Fede Dipri mi dice: ciao Arianna, intanto complimenti per il canale, anzi adesso per i due canali. Sono al primo anno di servizio sociale e voglio cercare un lavoretto per iniziare ad essere più indipendente dal punto di vista economico, visto che secondo me a una certa età si sente l'esigenza di staccarsi dalla famiglia. Hai mai lavorato mentre studiavi? Credi sia una perdita di tempo e sia giusto, se non si hanno particolari difficoltà economiche, concentrarsi solo sul cammino universitario? Scusami per la domanda super lunga, un bacio. Un bacio anche a te, Fede. Io non ho mai lavorato, perlomeno non per lunghi periodi, mentre ero all'università. Ho fatto qualche lavoro come modella per i capelli, ho fatto qualche lavoro di volantinaggio. Ultimamente sto dando i volantini per l'attività di mio papà, però ecco, non ho mai avuto un lavoro part-time che mi occupasse così tanto tempo mentre ero all'università. Un po' perché non ne ho avuto la necessità, nel senso che i miei non mi hanno mai fatto mancare nulla sotto questo punto di vista, non ho avuto la necessità economica. Però credo che se ciò non ti precluda il percorso universitario, nel senso se la tua università, mi hai detto che fai servizio sociale, quindi sono 3 anni più due, se tu comunque riesci a dare tutti gli esami in quei 3 anni, anche lavorando part-time, tanto di cappello, fallo perché l'indipendenza, se ne senti il bisogno, è veramente un bisogno che va soddisfatto secondo me. Quando si sente il bisogno di indipendenza è un grande passo che va fatto in avanti secondo me sempre. Questa poi dipende molto anche dal carattere. Ecco, se non ti leva tempo all'università, secondo me lavora tranquillamente. Se magari provaci e se poi ti accorgi che non riesci più a dare tutti gli esami, eccetera, eccetera, lascia, perché se alla fine è un lavoretto così che non ti può portare niente, è meglio che tu ti impegni sul percorso economico se ne hai la possibilità, insomma. Chris-G-92 mi chiede. Dice: ciao Ari, faccio qualche domanda anch'io. Qual è il prodotto make-up al quale proprio non potresti rinunciare? E il prodotto beauty? Adesso che non studi più, come passi le tue giornate a casa? Non è strano passare dello studio intenso pre-laurea alla noia post-laurea? Allora, ciao, ciao Chris. Qual è il prodotto make-up al quale non potrei rinunciare? È sicuramente il mascara. Cioè, io anche oggi ho solo correttore e mascara a quinta latte, perché veramente il mascara io non potrei veramente mai rinunciarci. Credo che se mi vedete uscire fuori di casa senza mascara è per andare al pronto soccorso, perché mi è capitato di uscire senza mascara solo per quel motivo.
Il prodotto beauty invece a cui non potrei mai rinunciare, forse la crema contorno occhi. Sembrerà una cosa assurda, no? Da quando l'ho iniziata a mettere, veramente tipo a 17 anni ho iniziato, non posso più farla a meno, non c'è sera che non la metto, perché altrimenti, non lo so, mi sembra come se il giorno dopo avessi più occhiaie e più rughe e la pelle intorno a quella zona poi mi si secca e quindi non riesco ad applicare bene il correttore. Quindi sì, il contorno occhi è veramente un prodotto beauty di cui io non faccio mai a meno, neanche quando sono in viaggio. Sì, è vero. Anche se vabbè, tutto, c'è cioè shampoo, balsamo, non potrei mai farne a meno. Comunque, adesso che lo studio, passo le mie giornate a casa. Passo le mie giornate a casa a cercare lavoro fondamentalmente. Passo le mie giornate appresso a YouTube. Ora che ho molto più tempo, mi sono dedicata anche al blog. Scrivo per Glamour, insomma, sì, la mia vita adesso è improntata tutta a YouTube. Nonostante poi stia comunque cercando lavoro, perché questo non è che mi permette di avere uno stipendio assolutamente. E quindi, sì, ti devo dire la verità: io questo periodo me l'aspettavo meglio. E quella che tu mi dici non è strano passare dallo studio intenso pre-laurea alla noia post laurea, tu la metti tra virgolette noia, ma in realtà è vero, perché comunque io mi alzavo la mattina e nonostante stessi comunque a casa per studiare, sapevo che quello dovevo fare. Adesso so che, nel senso, non sono una persona che si abbatte, trovo sempre mille cose da fare, ora so, in ballo con il cambio di stagione, ci sono panni lì che mi guardano, insomma non è che non ho mai nulla da fare, comunque do una mano in casa ai miei, però sì, c'è un momento di stallo che credo sia il peggiore che io abbia mai passato, veramente. Poi con il fatto di Daniele che va a Milano, non ci va, va a Milano e io, è veramente un periodo strano. Non me l'aspettavo così. C'era un'altra domanda sotto un'altra foto e credo sia l'ultima. Rumenova, spero di averlo detto bene. Questo è proprio un classico dei Q&A, spero di averlo detto bene. Consigli di spostarsi da un altro paese in Italia soltanto per studiare in università? Il livello è alto? Cosa ne pensi? Allora, ci ho pensato molto a questa domanda. Io penso che dipenda un po' dal paese da cui provieni, perché il livello universitario in Italia dipende sempre dalla regione, dipende sempre dalla facoltà, però comunque è medio alto. Dipende anche dal paese in cui provieni, perché ci sono paesi in cui il livello universitario è più alto. Se hai la possibilità economica di venire a studiare in Italia, io ti consiglio di farlo non perché l'università è tanto di grado più alto, quanto per fare un'esperienza di vita, per imparare meglio l'italiano, perché vedo che comunque tu lo sai, se mi hai iscritto in italiano, per fare un'esperienza di vita, per conoscere nuove persone, per arricchirti culturalmente. Ecco, credo che oltre all'università di più alto livello, questo sia fondamentale, sia un'esperienza impagabile nella vita. Quindi sì, ti consiglio, se hai la possibilità e ti va di trasferirti in Italia per fare l'università, certo, scegliela bene, fatti consigliare, vai prima a vedere gli atenei, tutto quanto per bene, però sì, è un'esperienza secondo me da fare nella vita. E quindi queste erano tutte le domande, spero di non aver parlato troppo e ci vediamo nel prossimo video. Io mando un grande bacio, ciao!